6 consigli per godere al meglio di un videogioco. Io spesso sostengo su questo canale che l'esperienza che sta intorno ad un videogioco talvolta è più importante del videogioco stesso. E questi consigli che ti andrò a dare seguiranno un ordine più o meno cronologico rispetto al tempo in cui acquisti il gioco. Cioè partirò da prima di acquistare il gioco fino al momento, insomma, in cui lo giochi effettivamente. Partiamo quindi dall'inizio, dal momento precedente, quindi ad acquistare il gioco, e il primo momento è il momento del desiderio. Il primo consiglio che posso darti è non prendere mai in considerazione videogiochi che non desideri. Spesso e volentieri si fa il ragionamento che si fa per le canzoni, per i film, lo si fa per i videogiochi. Cioè, il film Il Padrino, ne parlano tutti, quasi quasi me lo vedo anche io per vedere perché ne parlano tutti. Se questa cosa ha assolutamente senso per la musica, per il cinema, perché sono lassi di tempo limitati che noi spendiamo per queste opere, questa cosa non vale per il videogioco. Il videogioco, per fruirlo al meglio, va giocato, insomma, abbastanza, quindi con ogni probabilità, se tu non hai il desiderio inizialmente di provare quel videogioco, ma stai iniziando un The Last of Us semplicemente per sapere perché la gente ne parla, è molto probabile che non riuscirai a fruirne al meglio, in quanto non avendo il desiderio, ma iniziandolo a giocare solamente per "ma vediamo perché agli altri piace", è molto probabile che farai 2-3 partite e poi ti secchi. Il secondo consiglio riguarda quella fase che va dal momento in cui acquistiamo il gioco al momento in cui lo avviamo. Cioè, questo in realtà è particolarmente palese nel momento in cui stiamo aspettando un videogioco che abbiamo preordinato, per esempio, oppure nel momento in cui viene annunciato un titolo e quindi aspettiamo. Cioè, tanto è più lunga questa attesa da quando desideriamo il gioco a quando lo tocchiamo effettivamente con mano. Ecco, in questa fase la fase è veramente una fase estremamente delicata, e il consiglio che posso dare è assolutamente quello di non avere aspettative. Nel momento in cui si comincia ad aspettare un gioco, quello che spesso accade è che parecchi giocatori si formano nella loro testa un'idea del gioco. Si formano quindi nella loro testa l'idea di come sarà il gioco, e quando giocheranno il titolo saranno delusi se il videogioco non sarà quello che loro hanno immaginato. E questa è una cosa estremamente importante, perché è giusto avere aspettative sulla qualità del prodotto. Discorso diverso, non ha senso lamentarsi se il videogioco non è quello che tu pensavi che fosse, perché il videogioco che tu pensavi che fosse è il videogioco che tu ti sei immaginato. La cosa importante da fare è magari informarsi prima di acquistare un gioco, vedere com'è effettivamente. La cosa che bisogna fare è giocare al titolo fruendone in base a quello che hanno fatto gli sviluppatori, non crearsi in mente la propria idea del videogioco. Insomma, il videogioco perfetto, il videogioco dei nostri sogni, non esiste. Si compra un titolo per scoprire quello che hanno fatto gli sviluppatori. Il terzo consiglio che mi sento di darti riguarda il momento in cui si avvia il gioco. È vero che il videogioco deve prenderti dal divano e spostarti nel suo mondo, ma è anche vero che il giocatore deve dare la possibilità al gioco di farlo. Questo che cosa significa? Che il mio consiglio è di, quando si avvia per la prima volta un gioco, ritagliarsi una lunga porzione di tempo. Poi per le partite successive non è importante, le partite successive le possiamo fare tranquillamente in base ai nostri impegni, nei ritagli di tempo, non è importante nelle partite successive, ma nella prima partita è veramente fondamentale, dal mio punto di vista, questo è un consiglio veramente importante, giocare tutta la prima parte di fila. Perché questa cosa? Perché nella prima parte si presentano i personaggi, si presenta la storia, si presentano le meccaniche di gioco, quindi è veramente fondamentale entrare in sintonia con il gioco nel primo avvio. E se ti rendi conto che quando hai iniziato, dopo mezz'ora, devi lasciare, magari è sopraggiunto un impegno improvviso e non hai concluso il prologo, la cosa che ti consiglio è di riniziare da capo la seconda volta che giochi, insomma di giocare tutto il prologo, tutto di fila. Perché all'inizio non sappiamo niente del videogioco, devono essere presentati i personaggi, se spezziamo il prologo a metà è molto probabile che la seconda volta che giochiamo ci è sfuggito un dettaglio di gameplay che è stato spiegato nel punto precedente, quindi non ci ricordiamo un tasto, non ricordiamo esattamente quel personaggio che cosa ci aveva detto poc'anzi. Insomma, è estremamente importante che la parte iniziale di un videogioco venga giocata tutto insieme. Questo è un consiglio, secondo me, veramente importante.
Il quarto consiglio riguarda sempre, diciamo, la prima accensione o comunque in generale le prime battute, e cioè quella di scegliere in maniera opportuna il livello di difficoltà. Questa è una cosa veramente importantissima, molto sottovalutata, soprattutto quando parlo con i miei coetanei. Io ho 29 anni, quindi quando parlo con i miei coetanei che non giocano da molto, tornano sui videogiochi recentemente e giocano a livello di difficoltà normale e si lamentano che il livello di difficoltà è basso. Cari miei ragazzi, il mio consiglio spassionato è: alzate il livello di difficoltà se sapete giocare, oppure se non sapete giocare non abbiate paura a diminuire il livello di difficoltà. Insomma, calibrate il livello di difficoltà in base a quelle che sono le vostre abilità. Veramente cambiare il livello di difficoltà cambia tutta l'esperienza di gioco, è una cosa veramente importantissima, quindi sceglietela con cura. E se state, anche se avete iniziato con un livello di difficoltà che non fa per voi, non abbiate paura a cambiarlo. Il livello di sfida, poco o molto, questo sapete solamente voi, se quale fa per voi, ma è veramente opportuno sceglierlo in maniera oculata. Il quinto consiglio riguarda la personalizzazione dell'HUD di gioco. Questa è un'altra cosa sottovalutatissima e importantissima. Anche in questo caso mi rivolgo per lo più a giocatori miei coetanei, quindi comunque che sanno videogiocare, che non giocavano da tempo, ritornano nei videogiochi di oggi e quindi dicono: ah, ma i videogiochi un tempo erano tutti una scoperta, quelli di oggi ti tengono per mano e così via, i giochi di oggi sono una merda, i giochi di tempo sono belli. Insomma, questa è una cosa che ho sentito tantissime volte, se lo hai detto anche tu ti do il consiglio per, insomma, ovviare a questo problema. Semplifica l'HUD di gioco, quindi apri le impostazioni, togli quanto più possibili le indicazioni. Perché i videogiochi di oggi hanno tantissime indicazioni? Perché vogliono rivolgersi a un pubblico molto ampio, quindi questo significa che è giusto che un giocatore che si approccia ora al mondo del videogioco abbia le indicazioni, è molto meglio che ci siano le indicazioni e tu puoi toglierle, e non che non ci siano affatto, a parte altri rari giochi, ma sono delle eccezioni. In linea di massima, la maggior parte dei videogiochi ti mettono radar, indicatori, a tutto schermo. Il mio consiglio è, in linea di massima, comunque personalizzarlo in maniera tale che le informazioni a schermo siano effettivamente quelle di cui tu hai bisogno. Io personalmente tendo a giocare senza HUD, non ti sto consigliando di giocare senza HUD, ti sto dicendo semplicemente personalizzalo in base a quello che è, insomma, il tuo gusto. Ed infine il sesto ed ultimo consiglio, anche questo molto sottovalutato, veramente molto sottovalutato, è quello di crearti un set di regole personalizzato mediante le quali interpretare il videogioco a tuo piacimento. Che cosa voglio dire con questa frase? Facciamo qualche esempio così rende l'idea. Nel caso specifico dei videogiochi stealth, come ad esempio Hitman 2, la cosa che a me piace fare è non usufruire del quick save, del salvataggio rapido. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui mi scoprono non ricarico la partita e quindi sono invincibile, ma nel momento in cui mi scoprono devo sentire addosso la proprio la paura, la tensione, dico no, se mi scoprono devo riuscire a sopravvivere o a scappare e quant'altro, cose del genere. Ovviamente non ti sto dicendo di fare come faccio io necessariamente, ognuno di noi ha il proprio set di regole personalizzato per riuscire a fruire al meglio del gioco. Nel mio set di regole, per esempio, c'è non utilizzare il quick save, a meno che non sia strettamente indispensabile. Oppure in diversi videogiochi in cui ci sono dei bug, la cosa che io mi impongo di fare è non utilizzare il bug per, come dire, a discapito del videogioco, per battere dei nemici che magari non si muovono come dovrebbero. Che ne so, sto facendo una boss fight, il boss si incastra tra due rocce, per fare un esempio, io non è che mi metto là con l'arco e lo uccido, io ho comprato il videogioco per divertirmi, ho comprato il videogioco, quello è un momento della boss fight, io voglio sentire addosso la tensione, lo faccio prima di disincastrare e poi combattiamo, mi batte, va bene, meglio così, meglio che ho avuto la sfida. Con questo ovviamente non ti sto dicendo di fare come faccio io, tu puoi fare con il set di regole tuo personalizzato, nessuno può dirti qual è il tuo set di regole personalizzato, la cosa importante è che ti crei il tuo modo per divertirti nel gioco.
Per fare un esempio banalissimo, a GTA San Andreas ricordo che c'era il mio vicino di casa che si divertiva da morire utilizzando tutti i trucchi possibili e immaginabili. E altri dicevano, ma come ti fai a divertire con i trucchi? Non è assolutamente importante come ti diverti. GTA San Andreas, questo mio amico, non l'ha mai finito, lo ha giocato sempre con i trucchi, nella maniera più matta possibile, si divertiva, fine. Lo scopo alla fine del videogioco tu lo compri ed è tuo. La cosa importante è creare il set di regole appunto nel quale tu ti diverti. E questo è tutto, questi sono i 6 consigli che in linea di massima mi sento di darti per fruire di un videogioco al meglio. Io ti ringrazio per l'attenzione, ti invito a farmi sapere in un commento che cosa ne pensi di quello che ho detto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao, grazie all'attenzione, alla prossima.